Sergio, grazie a tutti intanto di essere intervenuti in una giornata che per noi rimane importante, anche perché è un 20 settembre che ci ricorda che il lavoro non è completato, ovvero le ragioni per le quali tanti anni fa entrarono i bersaglieri e liberarono il paese, liberando prima di tutto Roma, quelle ragioni non sono completate. Abbiamo ancora una presenza, come sappiamo, ossessiva della politica, delle gerarchie vaticane, del Vaticano che agisce come soggetto politico a tutti gli effetti, e grazie ad una politica, a una classe politica incapace da questo punto di vista e codarda, riesce a disprezzare i cittadini, riesce ad ottenere dei privilegi incredibili dal punto di vista economico. Uno di questi lo ricordava Sergio, lo ricordava Mario, l'incredibile sconto sull'ICI che beneficiano dal 1992. Finalmente il nostro lavoro, iniziato nel 2006, farà sì che dal 2003 forse riusciremo a fargli pagare questa benedetta IMU. Noi però non molliamo, perché pretendiamo che vengano pagati anche gli anni passati che sono stati sottratti alla collettività. Soltanto la città di Roma potrebbe avere 40 milioni di euro all'anno di questa ICI IMU che potrebbero andare a essere destinati a servizi pubblici, servizi civili. Nelle scuole elementari manca la carta igienica, quelle del comune. Insomma, non è possibile rinunciare a questi soldi in un momento in cui il paese si trova anche ad attraversare una grossa crisi. Bisogna assolutamente completare quel lavoro, riuscire a far passare una spending review che passi oltre, Mario diceva, il dimezzamento dell'8 per mille. Io ritengo che possa essere anche abolito l'8 per mille. Per quale ragione dobbiamo regalargli mezzo miliardo l'anno? A fronte di che cosa soprattutto? In cambio di che? Per fargli aumentare il loro patrimonio immobiliare, per pagare delle campagne politiche contro la democrazia, quando spesero con quei soldi campagne pubblicitarie, per esempio, per non andare, invitando le persone a non andare a votare il referendum contro quella legge medievale, la legge 40 sulla fecondazione assistita. Insomma, c'è tanto da fare. Nella stessa regione Lazio, dove ultimamente sta scoppiando un polverone, sempre grazie all'attività politica dei radicali, anche lì soldi, fiumi di soldi che finiscono nelle casse degli enti ecclesiastici. C'è un altro argomento che abbiamo affrontato per ora senza successo, che è quello dell'eliminazione degli oneri di urbanizzazione secondaria. Tutti quelli che costruiscono le case, anche i piccoli proprietari, ciascuno di noi che vuole costruirsi una casetta, paga al comune gli oneri di urbanizzazione secondaria. L'8% di quei soldi, di quelle somme, finiscono alla CEI per poter costruire le loro chiese, le loro urbanizzazioni di investimenti patrimoniali. Questo è un altro fiume di soldi che escono dalle nostre tasche, invece di ritornare nel paese, appunto, vengono dispersi in questi mille rivoli clericali. Non è possibile. Monti deve, se vuole portare a compimento il suo lavoro di un governo effettivamente laico e democratico, deve fare qualche cosa da questo punto di vista. Ci siamo soltanto noi per ora a spingere, è importante che l'opinione pubblica segua questa direzione di laicità completa dello Stato, che si deve tradurre anche nelle leggi di rispetto dei diritti civili, per il testamento biologico che deve essere effettivamente un testamento biologico, per la possibilità delle coppie di fatto di avere dei diritti, per i figli di queste coppie di fatto, per tutto quel mondo che manca all'Italia per essere considerata veramente una democrazia compiuta. È tanto il lavoro che quindi manca, un 20 settembre che io considero ogni anno il primo di tutto un lavoro che deve essere fatto per arrivare a un 20 settembre effettivamente risolutivo di questa questione romana, che deve essere risolta definitivamente per poter avvicinare questo paese il più possibile a una democrazia. Noi radicali saremo come sempre in prima fila e faremo il nostro lavoro, sperando di avere tutti quanti voi insieme a noi per le nostre battaglie. Grazie. Adesso diamo la parola a Giuseppe Rossodivita, uno dei due consiglieri regionali della lista Bolino-Pannella, federalista europeo al Consiglio regionale del Lazio, uno degli autori del grande casino che sta uscendo fuori. La parola a Giuseppe Rossodivita. Grazie. Faccio subito un seguito rispetto a quello che diceva Carlo Contesilli. Ovviamente voi non lo sapete, ma questo è il grande problema che attanaglia l'Italia, e ci sarà un motivo se siamo
al 72esimo posto tra i paesi in termini di libertà di stampa. Nella regione Lazio noi abbiamo insieme a Rocco presentato una nostra proposta di legge finalizzata, armonizzando peraltro il dato normativo a quel che è stato già sancito dal TAR della Toscana. Abbiamo presentato una proposta di legge per rendere praticamente almeno facoltativa la devoluzione di questi soldi dell'8% degli oneri di urbanizzazione che i comuni introitano e che, come diceva Carlo, sono un fiume di soldi. Appunto, abbiamo presentato una proposta di legge per rendere almeno facoltativa e non obbligatoria la cessione di questo 8% degli oneri di urbanizzazione secondaria alla CEI. Ovviamente anche questa proposta di legge, che abbiamo cercato con i nostri strumenti di render pubblica, abbiamo cercato di, come dire, convogliare interesse e aggregazione intorno a questa proposta di legge, non sempre ci riesce, non sempre, come dire, siamo, tra virgolette, perché a questo punto siamo ridotti, siamo fortunati, nel senso che qualche giornalista un po' più curioso degli altri se ne accorge. Ovviamente questa proposta di legge è infognata, anche questa, nei cassetti del Consiglio regionale del Lazio, come appunto erano infognati nei cassetti del Consiglio regionale del Lazio anche i bilanci dei gruppi consigliari. Ovviamente la Regione Lazio è una regione che sente particolarmente il peso proprio dello Stato, della Città del Vaticano, il peso politico di tutto il mondo cattolico. Basti pensare non solo al grande, grandissimo, e quello sì è l'affare vero, l'affare serio della sanità privata. La sanità privata laziale è al 72% in mano diciamo agli enti più o meno religiosi ed ecclesiastici, e là si vanno ad assommare altro che i soldi che si sarebbe preso il consigliere Fiorito. Stiamo parlando di decine, 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 centinaia di milioni di euro ogni anno. Un'altra battaglia che abbiamo fatto in consiglio regionale, e anche qui con scarso successo, perché poi il problema è che in consiglio troviamo davvero un muro clericale ben supportato. Rocco Berardo è un assiduo frequentatore di Twitter, e quando c'era appunto in discussione un ulteriore colpo di mano della giunta Polverini, e in particolar modo del suo vice Luciano Ciocchetti dell'UDC, bisognava ridiscutere un piano casa già approvato ma che il governo aveva impugnato, con la scusa di riportare in aula alcuni articoli che erano quelli che erano stati oggetto di impugnazione da parte del governo. In realtà poi, per evitare lo scontro in Corte Costituzionale, o meglio la sconfitta in Corte Costituzionale da parte della Regione Lazio, questi signori hanno buttato dentro una normicina che abbiamo prontamente definito piano chiesa. La spiego molto semplicemente: se il signor X ha 100 metri di terreno e può costruire su quel terreno, ipotizziamo che può costruire 3 metri cubi di abitazione. Se quel terreno però non è del signor X ma appartiene ad un ente ecclesiastico, quei 3 metri cubi diventano a questo punto, per legge, a noi è passata, non più 3 metri cubi bensì 6 metri cubi, 3 per costruire una chiesa e 3 per costruire centri commerciali, uffici, abitazioni. I 3 che servono per costruire abitazioni, centri commerciali, uffici, possono essere anche, i diritti edificatori possono essere anche ceduti
a Terzi, cosicché il signor Caltagirone si fa il suo centro commerciale e poi accanto alla chiesa che viene edificata ugualmente dal signor Caltagirone, a quel punto senza che la chiesa poi paghi nulla, perché c'è la compensazione con i diritti edificatori ceduti. Quindi in un colpo solo, tutto questo ovviamente in deroga alle norme del piano regolatore, dei vari piani regolatori che esistono, e questo è il bel regalo che appunto i clericali, numerosi, numerosissimi purtroppo, in consiglio regionale hanno fatto al territorio laziale. E dicevo, Rocco Berardo è un grande utilizzatore di Twitter e ha avuto la prontezza, quando appunto si stava discutendo questa cosa nella, come dire, nella non conoscenza da parte della maggior parte dei cittadini, perché a parte in questo periodo dove evidentemente c'è una particolare attenzione, normalmente lì se ne consumano delle belle e nessuno se ne avvede, a parte qualche articoletto di cronaca locale, insomma l'attenzione è ben bassa. E invece Rocco ha avuto la prontezza subito di fotografare e lanciare un tweet, perché guardate un po', alla buvette del Consiglio regionale in quei giorni si affacciavano degli uomini vestiti di nero con un colletto bianco che si mettevano a parlare appunto con gli assessori all'urbanistica della Regione Lazio, e poi ne è uscita questa bella norma. Purtroppo il dato ancora una volta è quindi quello di tenere veramente allertate tutte le antenne, cercare di far conoscere quanto più possibile. Abbiamo visto adesso in questa occasione la conoscenza semplicemente da parte dell'opinione pubblica ha scatenato un pandemonio e li ha fatti vergognare. Tutti quanti ovviamente sapevano, loro lo sapevano benissimo, percepivano tutti quei soldi, qualcuno ordinava che quei soldi fossero appunto percepiti, quindi lo sapevano tutti quanti. Oggi se ne vergognano, ma perché se ne vergognano? Perché la gente ha iniziato a sapere. Purtroppo tra di noi sappiamo che anche questa battaglia è stata in qualche modo iniziata dal disvelamento che è stato esercizio assolutamente normale per un radicale di informazioni che, in altri che per tanti anni sono state coperte dall'omertà di tutti quanti i partiti in Consiglio regionale del Lazio. Noi abbiamo fatto esattamente quello che qualsiasi altro radicale avrebbe fatto, ma per esempio voi stasera vedrete il signor Bruno Vespa, che tanto per dirne una farà un porta a porta su questo, ma senza un radicale, e vedrete anche altri tipi di stampa che normalmente passano per una stampa libera, tipo Piazza Pulita di Formigli. Anche lì ci sarà per esempio la Presidente Polverini e tanti polli ad accalcarsi intorno ai microfoni, ciascuno per dire la loro, ma anche lì i radicali sono vietati. Quindi dobbiamo continuare semplicemente a combattere con le nostre armi, che sono quelle della legalità, della trasparenza, dell'onestà, e ce la faremo. Grazie.